Beh, ragazzi, era inevitabile. Masvidal, dopo il match contro Covington, gliel'aveva promesso. La faccenda non sarebbe finita nell'ottagono, ma avrebbe continuato anche dopo. Ed è successo! Ciao a tutti cari fighters, oggi sono qui per portarvi un'altra notizia fresca, fresca, freschissima. Fresca non più di tanto perché la notizia è già uscita ieri e già tanti altri canali ne hanno parlato, quindi arrivo un po' in ritardo, però con qualche piccola informazione, qualche piccolo aggiornamento in più su quanto è successo. Come ricorderete, ragazzi, qualche settimana fa c'è stato l'evento UFC nel quale abbiamo visto combattere finalmente, dopo anni di attesa, Masvidal contro l'ex compagno di squadra dell'ATT, Colby Covington. Oggi tuttavia non mi soffermerò troppo sulla storia di quello che è successo prima del match, quindi di tutta la loro storia, magari ne faremo un video a parte. L'ho già specificato nel video precedente, se volete un video dedicato proprio alla storia dell'amicizia, come è nata l'amicizia e come è finita l'amicizia tra Masvidal e Colby Covington, scrivetemelo sotto nei commenti che magari ci penserò a fare un video in futuro. Oggi ci spostiamo invece e ci concentriamo su quello che è successo dopo il match tra Masvidal e Covington. E come ricorderete, Colby Covington ha praticamente dominato quel match, ha praticamente dominato dalla prima alla quinta ripresa grazie al suo wrestling. Masvidal non è stato capace di fare quasi nulla, cioè praticamente nulla, non quasi nulla. Ebbene ragazzi, se avete seguito fino alla fine quel match e questa vicenda, Masvidal nell'intervista o in qualche post, non ricordo molto bene, aveva dichiarato subito dopo il match che la storia non era finita qua, ma che la caccia per la testa di Covington era appena cominciata, soprattutto per quello che ha fatto Covington quando ha cominciato a parlare male di Masvidal per il trash talking. Il trash talking era andato un po' oltre e aveva parlato dei bambini di Masvidal, cosa che ha preso molto a cuore, e questa cosa gli ha dato talmente tanto fastidio che per lui con il match non valeva nulla, cioè lui voleva la testa di Covington a tutti i costi. Ed infatti aveva promesso a tutti quanti che se mai lo avesse beccato per strada sarebbe successo quello che sarebbe successo. E guardate caso, è successo proprio qualche sera fa dentro un locale, un ristorante a Miami, nel quale Colby Covington era andato con dei suoi amici, aveva postato delle stories su Instagram. Ebbene ragazzi, Masvidal ha visto queste stories e si è prontamente recato davanti al ristorante. Ora, in maniera ufficiale non sappiamo esattamente cosa sia successo, anche perché i video che sono trapelati, che sono stati registrati dai fan, non vediamo la rissa. Quindi abbiamo solamente questi due video, uno uscito qualche giorno fa nel quale vedevamo inquadrato Colby Covington con già l'arrivo della polizia, quindi erano già arrivate le forze dell'ordine e sembrava quasi tutto finito. Mentre invece da pochissimo è uscito un nuovo video registrato da qualche fan o da qualche passante che passava di là, nel quale vediamo inquadrati Colby Covington e Masvidal con della gente intorno che cercavano di portare via Masvidal. Purtroppo l'inquadratura era veramente pessima e non si riusciva a notare, non si riusciva neanche a distinguere se fosse veramente Masvidal oppure no. In ogni caso sembra che Masvidal si sia recato presso questo ristorante, avesse aspettato che Colby Covington uscisse da questo ristorante e l'avesse attaccato, provocandogli anche diversi danni. Secondo certe voci, Colby Covington sarebbe anche finito KO. Secondo invece quanto dichiarato da Masvidal subito dopo l'aggressione in un video che ha fatto uscire sui social, a quanto pare in questo video Masvidal dichiara di aver rotto un dente a Colby Covington, di averlo menato, di avergli provocato lesioni alla testa e avergli provocato comunque diversi danni. Show your face challenge, you know? What's up? I'm from Dade County. You talk that shit, you gotta back it up. That's how my city rolls, man. E appunto sfida pubblicamente Colby Covington a postare qualche foto della sua faccia per far vedere i danni. Ebbene ragazzi, questa faccenda di trash talking tra i fighter di MMA, soprattutto della UFC, sta sfuggendo un po' di mano. In ogni caso, Masvidal, se è vero quello che dice, se è vero quello che è successo, rischia comunque anche di pagare delle penali anche abbastanza alte. Fatemi sapere ragazzi voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa azione da parte di Masvidal. Ha fatto bene, ha fatto male? Noi ci vediamo come sempre al prossimo video ragazzi. Oi! Oh.